come avete visto nel video che ho caricato, sono stata un po', una settimana cattolica e una riccione. Purtroppo di riccione non ho fatto molti video, soprattutto perché non c'è. In spiaggia ci hanno consigliato di non portare la macchina, perché ce l'avrebbero scavallata subito. Quindi, onde evitare di portare la mia Reflex in spiaggia, sai, non era un granché. Quindi ho preferito evitare di farmi scavallare una Reflex. E quindi nulla, ho fatto solamente alcuni video la sera, ma quando potevo, nel senso che comunque la sera, la maggior parte dei giorni siamo andati a ballare. E quindi non ho molti video di Riccione, anche se comunque vi assicuro che non vi siete persi nulla. Quindi invece vi consiglio tantissimo Cattolica, perché io mi aspettavo tipo Riccione bellissima, cattolica, uno schifo. Ma sono cominciata da buttare via, però vabbè. E invece è stato il contrario. Cioè, Cattolica si è rivelata stupenda. E poi tra l'altro eravamo nella via principale, quindi cioè, eravamo proprio in centro. E ci siamo divertiti in casino, anche se comunque ero da sola con il mio ragazzo. Cose che sono successe durante la vacanza? Sì, ce ne sono stati. Il più strano e più scandaloso è stato quello che appunto, come ho detto prima, ho scritto su Facebook. E cioè che siamo stati aggrediti da due ragazzini. Penso che abbiano avuto forse neanche 18 anni. Sicuramente dal viso erano tipo albanesi, queste cose qua. E è stato un momento in cui ho detto muoio, ok, o muoio io o muore Luca, cioè due sono le cose. Poi vabbè, le cose sono andate a migliorare, quindi è stata un'esperienza, diciamo, abbastanza terrorizzante. E praticamente nulla, abbiamo fatto l'after, quella sera siamo andati al concerto, allo Schiuma Party, degli M5U. Ed è stato bellissimo. Infatti poi volevo mettervi alcuni spezzettoni, alcune foto. Sexy and I know it. Di uno schiuma party ed è stato fantastico, davvero davvero bello. E cioè io avevo il cuore tipo a mille, non tanto per vedere loro, anche se comunque c'è sono cioè le loro canzoni comunque ormai le conosciamo tutti, però comunque perché non ero mai stata ad uno schiuma party e vedere tutta questa gente, alla fine ho letto su Facebook che eravamo 10.000 persone, cioè era tipo un mega concerto dentro a una discoteca, cioè quindi insieme allo Schiuma Party. Cioè è stata una cosa stupenda. E quindi nulla, abbiamo fatto l'after, siamo tornati per le 5 e mezza dalla discoteca. Poi siamo arrivati alla stazione di Riccione e da lì ce la siamo fatta a piedi fino all'hotel. E quindi si sono fatte più o meno le 6 e mezza. Abbiamo detto vabbè, siamo un po' in spiaggia e poi andiamo a fare colazione in un bar. Non l'avessimo mai fatto. Preciso che le 7 più o meno, perché ormai erano le 7 dopo quando siamo scesi in spiaggia, le 7 in riva al mare, cioè c'era il sole, c'era chi faceva footing, c'era un sacco di persone che passavano e c'erano già comunque persone che stavano iniziando a scendere in spiaggia alle 7 del mattino. Noi eravamo seduti sui lettini in riva al mare, del nostro bagno tra l'altro.
Ad un certo punto noi ragazze eravamo tutte sdraiate sui lettini. I ragazzi erano praticamente tutti davanti a noi in piedi. Eravamo in 10 noi ragazze, non è che eravamo in 3, in 4, in 10 eravamo. A un certo punto sento un ragazzo da dietro di me che urla: "Che cazzo fai il gestaccio? Che cazzo fai il gestaccio?" E mi metto: "Che cazzo dice questo?" Poi vedo Luca, il mio ragazzo, che è un coglione, che era praticamente ma verso di noi, cioè verso noi del gruppo, che ha fatto tipo così, ma è stato tipo un secondo, ha fatto così e ha tolto il dito. Al che subito un mio amico ha detto: "Ma tranquillo", gli ha detto, cioè era tra di noi la cosa, non stavamo parlando con te. Non ho fatto neanche in tempo a finire di dire la frase, che io vedo questo ragazzo che aveva urlato, che da dietro praticamente le nostre sdraie, corre, fa il giro, viene davanti e praticamente con la rincorsa vedo che praticamente tira un pugno al mio, cioè tira un pugno a Luca. Io tipo così, cioè ero sdraiata sulla sdraio e mi sono tipo fiondata, cioè tipo mi sono alzata tutta veloce e sono andata comunque davanti a lui, che comunque era tipo lì. Oh. Poi il mio ragazzo è uno che, cioè, qualsiasi cosa mi chiama, non che si caga subito sotto, perché cioè gliel'avrebbe ritirato subito il pugno, non l'ha fatto perché c'ero io lì. Però comunque è uno che si fa prendere subito dal panico. Poi va pure a chiedersi se si è fatto male davvero e quindi era tipo lì. Oh. E io, amore, stai fermo, non fare niente. E cioè, tutti siamo rimasti così perché cioè, non ce la saremmo mai aspettata. Ma poi abbiamo capito qual è stato il punto. Lui non voleva tirare un pugno a Luca, o meglio, voleva farlo. Ma l'intento era solo quello di distrarci, quindi cioè, organizzare proprio una scenetta per distrarci, mentre il suo collega dietro, di 17 anni, credo più o meno, ci stava fottendo bellamente tutte le borse che erano sullo sdraio, perché nel momento in cui, cioè, gli ha tirato un cazzotto, tutti noi siamo andati verso Luca o comunque a staccare sto cazzo di tipo qua che, cioè, c'aveva la faccia da delinquente, avrà avuto tipo in tasca 10.000 coltelli, quindi evitiamo di fare casini. E questo bellamente aveva le mani da praticamente dentro le borse, no? E noi ragazzi subito prendiamo le borse e le abbiamo tipo scaraventate via. E tra l'altro, anche se ci rubavano le borse, non, cioè, hanno sbagliato proprio gruppo quella mattina, perché noi tornavamo dallo schiuma party e non avevamo dietro né cellulare né soldi né niente. Avevo dietro un asciugamano e una felpa, appunto, nell'ISPAC, quindi gli andava davvero male. Però vabbè, ci andava male a noi se tiravano fuori il coltello, quindi abbiamo preferito semplicemente dividere Luca e questo ragazzo. Prendere su velocemente le nostre cose, io che stavo tipo, oddio, lascia stare Luca, perché al momento non avevo capito se si era fatto male o no, quindi mi sono spaventata tantissimo perché lui poi teneva la mano davanti all'occhio e non capivo. E nulla, abbiamo tirato su subito le nostre cose e siamo andati verso l'albergo. Mentre andavamo verso l'albergo, Luca fa: "Voglio chiamare i carabinieri", e gli ho detto: "Va bene, cioè, alla fine è giusto." Allora gli ho dato il mio telefono, abbiamo chiamato i carabinieri e l'intelligenza dei carabinieri, ecco, io lì non ho parole, non è stata mettetevi al sicuro, è stata andateli incontro, dovete ucciderli di botte questi ragazzi. Cioè, questi qua ci stavano pure venendo incontro perché dalla spiaggia, quando hanno visto che noi ci siamo fermati, diciamo, sul lungomare, loro stavano venendo anche loro verso il lungomare. Ah, queste ci uccidono finché. Noi avevamo un albergo proprio lì, ho detto: "Vabbè, raga, stiamo qua. Avevamo il telefono che stavamo chiamando i carabinieri." Ho detto: "Se iniziano ad avvicinarsi troppo, noi tipo con fuga scappiamo in albergo." I carabinieri invece no, si sono incazzati perché hanno detto che dobbiamo tenerli d'occhio e quindi dirgli dove erano. E noi gli abbiamo detto: "Sono qua, cioè ce li abbiamo ancora davanti, però cioè stiamo a distanza comunque, non andiamo troppo verso di loro." E niente, alla fine li abbiamo persi di vista perché loro dopo stavano venendo verso di noi, noi ci siamo allontanati un po' troppo e li abbiamo 2 secondi prima che praticamente arrivassero i carabinieri, li avevamo persi di vista. E nulla, sono arrivati i carabinieri, li hanno cercati un po', hanno preso un po' il nome di Luca, cioè i suoi dati, e è stata un'esperienza tragica.
Luca, in pratica, abbiamo scoperto che non è stato un vero cazzotto. Cioè, questo qua gli ha ficcato un dito, non è stato tanto il dito nell'occhio. È stato che aveva l'unghia, tipo, si vede che aveva l'unghia tipo un po' rotta. E praticamente gli ha graffiato tutto l'interno dell'occhio e gli avrà rotto tipo i capillari dentro. E aveva tutto l'occhio rossissimo dentro. Sembrava che se l'era fatto 25 canne in un secondo. Cioè, era inguardabile. E l'ha avuto fino a praticamente ieri. Cioè, infatti, ancora oggi gli ho chiesto come andava l'occhio perché. Cioè, piano piano dopo il rosso si ritirava, però insomma, ha fatto infezione poi perché comunque non è carina come cosa. E nulla, io mi sono spaventata più che altro perché avevo paura che cioè, gli avesse fatto male. E comunque, cioè, sembra poverino che ce l'hanno tutti con lui. Però sono stata tipo contenta perché cioè, non ho avuto il coraggio, però l'istinto mi ha fatto tipo buttare subito davanti a lui. Cioè non mi interessava in quel momento se mi arriva, cioè se poi, perché sicuramente se lui avesse continuato il cazzotto dopo arrivava a me, perché ero davanti a Luca così tipo con le mani aperte tipo lascialo stare. Quindi ha dimostrato il mio amore, credo. Sì, dimostrazione d'amore. Yes. E sono pronta per cominciare a fare i video normali. Quindi cucina, video tag, non vedo l'ora di riprendere al 100%, sperando che mi vada bene YouTube. Quindi anticipazione del prossimo video, sicuramente un video ricetta. E poi non lo so, vedrò strada facendo cosa fare. Non lo so, volevo fare qualcosa che coinvolgesse anche Luca. Tipo il tag mo me la paghi. Sì, vabbè, voleva farlo lui, quindi va bene. E nulla, vi mando un bacione e niente, scusatemi ancora per essere sparita per un po'. E nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzuole!